A sto giro ci avevo quasi preso. Ma di chi stiamo parlando? Le nuove Beta RR X-Pro 2025. E già, vi ho parlato di loro giusto qualche mese fa, quando le hanno presentate, le hanno svelate e vi ho raccontato come cambiano, come sono fatte nel dettaglio. Ma ora siamo qui all'agriturismo Via Maggio, che è situato poco sotto Siena. Siamo tra i colli e le colline toscane, per divertirci e provare esattamente le nuovissime Beta 2025. Siamo già dentro i bosci dell'agriturismo a farci il nostro giro in sella alle nuove Beta. Adesso guarda, faccio qualche metro e vi racconto subito come vanno. Eh sì, ci avevamo quasi preso, perché alla fine le nuove RR X-Pro stanno ad indicare X, mondo estremo, hard enduro, mentre Pro sta per una guida come un pro, guida facile, guida semplice, la filosofia di Beta alla ricerca della rideability. Quindi un nuovo posizionamento, perché se la X-Trainer rimane confermata come la entry level per tutti coloro che iniziano a praticare il nostro sport, mentre le Racing sono per chi vuole osare qualcosa di più o fare veramente sul serio, le RR dovevano occupare una posizione precisa. Beh, quanti amatori amano la mulattiera difficile da superare prima degli altri? Detto fatto, ecco le nuove RR X-Pro. Insomma, proprio come pensavamo qualche mese fa, dove vi ho raccontato nel dettaglio appena svelate le moto come cambiano per questo 2025. Ma se vi siete persi il video, ecco un piccolo recap volante. Le 8 moto rimangono tutte confermate in gamma, ma il telaio è nuovo per tutte, che ruba la novità già vista sulle nuove Racing 2024, dotato di un centimetro in più sulla parte della trave centrale. Anche il comfort è nuovo grazie a una nuova sella dallo schiumato rivisto, con un aumento della superficie e un disegno inedito. Sembra molto più spigolosa rispetto alle vecchie. Il tutto abbinato ai nuovi Silent Block montati a manubrio, che riducono le vibrazioni durante la guida. Infine le plastiche, che sono ancora più filanti e parlanti tra di loro, come voler collegare il tutto al meglio in modo armonioso. Sì, c'è il bianco e la mascherina portofaro disegna il nuovo muso della moto. Poco più sotto la cinghia di recupero anteriore, e questo però vi ho già detto il perché. Nuova la pompa freno Nissin posteriore e il vaso di espansione del radiatore. Sempre lì insomma. Enduro, hard, extreme, mulattiere difficili ed ebollizioni improvvise. Ah, non vi ho ancora detto i prezzi? Eccoli qua. Quello che possiamo dire è che la casa di Firenze rimane attenta sicuramente anche a noi e non segue la corsa folle agli ultimi money che invece vediamo inseguire da tante case. In percentuale è circa l'1% l'aumento del prezzo, nonostante tutte queste robine nuove. Niente male. Anche elettronicamente arrivano delle novità. Le mappe entrano nel sassicciotto, vedi le cross, e arriva dalla sorella X-Trainer la chiave elettronica, con funzione kill switch. Sì, il tanto discusso braccialetto con chiave magnetica. E allora, come funziona? Che cosa fa? È un brevetto di Beta, non ha alcuna funzione obbligatoria in vista di omologazioni future, Euro 5, Euro 6, Euro 19 o quello che volete, nulla di tutto ciò, ma semplicemente è stato pensato appositamente per salvaguardare il proprio mezzo nelle soste, una sicurezza in più insomma. Non può essere intercambiata con nessuna di queste chiavi e nel momento di un'eventuale caduta spegne il motore direttamente. Sì, è un po' fastidiosa la guida avere un bracciale, ma attenzione, viene venduto separatamente, cioè la moto, quando arriva dal concessionario direttamente da Rignano sull'Arno, non monta la sua chiave, viene abilitata e montata direttamente dal tuo concessionario, che se quindi non dovesse incuriosire la tua fantasia oppure una mentalità più racing, potrai dirgli di consegnarti a parte il tutto senza montare nulla. Come funziona? In modo magnetico legge la chiave, dandoti anche un feedback come luce verde se l'accoppiata è vincente o luce rossa in caso di non parto, qualcosina non va. Soltanto poi potrai mettere in moto la tua RR. Certo, qui subentra la rottura di scatole di fare questo accoppiamento ogni volta che ci si ferma per più di un tot, ma qui vi racconto dopo, durante la guida, come va e come l'ho percepita. Tornando a noi, tutto finito? No. Le sospensioni ZF sono completamente nuove, con interassi e corse ridotti. Con circa 2 cm in meno di altezza totale della moto, ma soprattutto completamente riprogettate con steli separati, molla e idraulica divisi, per un peso inferiore di 200 grammi. Setting dedicato e tante peculiarità nuove, ma qui dobbiamo per forza fermarci per scoprirle meglio. Ok ragazzi, allora, diciamo che sicuramente il comparto sospensioni è dove c'è stata la miglioria più importante. Ve l'abbiamo già raccontato, ve l'ho raccontato nel dettaglio, ci ho provato, ma abbiamo qua Ivan e addirittura un pacco sospensioni, una forcella completamente tagliata. Sì. E andiamo a vedere nel dettaglio, per quello che si riesce, com'è il nuovo funzionamento della forcella. Allora, pronti via, stiamo parlando innanzitutto di forcelle a camera aperta. Sì, la forcella diciamo è una cartuccia aperta. Certo.
la differenza dalle tradizionali, diciamo, di sempre. In questo caso, diciamo, le due gambe lavorano in modo asimmetrico, una parte dove è alloggiata la molla, principalmente solo la molla, con l'olio ovviamente, e l'altra invece si occupa tutta della parte idraulica. La parte, diciamo, la gamba della parte idraulica gestisce sia la compressione che la distensione. Okay. Infatti si trovano anche le regolazioni sempre da questo lato, okay, sia per la compressione che per la distensione. Ok, quindi è lo stelo di sinistra, corretto? Sì, lato freno. Ok. Quindi questo qua, lato sì, freno. In realtà c'è un motivo per cui sono state pensate così, no? Ieri mi dicevi che effettivamente... Di norma diciamo il lato della, lato freno, cioè la pinza che ha un peso ulteriore, certo, di conseguenza abbiamo scelto di mettere la parte idraulica perché non è presente la molla e di conseguenza bilancia un po' il peso. Ce n'è un po' di più per quanto riguarda la pinza. Chiaro. D'altra parte c'è la molla che compensa. Chiaro. Quindi abbiamo detto la parte del tappo superiore, questa fa il ritorno. Esatto. La parte inferiore invece la fa la compressione. Okay. Come fanno, diciamo, tutte le forcelle a cartuccia aperta. Esatto. Scatti? Quanti sono totali? Ne abbiamo 22, okay, sia per la compressione che per il ritorno. Ok, perfetto. Allora, quindi di qua innanzitutto vedo un pompante. Allora, diciamo così che per quanto riguarda questa conformazione si è dovuto incrementare determinate dimensioni, quale il pistone che passa da 23 si va a 30 mm, okay, ovviamente deve gestire in una gamma sola, deve gestire tutto il freno. Dopodiché questo lato ha anche il tamponamento meccanico che è sulla, sì, parte, diciamo, quello che protegge un po' il fine corsa. Chiaro, perfetto. Sull'altro stelo, sull'altra gamba, invece possiamo trovare quello che riguarda... Abbiamo l'altro stelo, diciamo, è presente la molla principale, di conseguenza l'olio, boccole, come tutte le altre forcelle, non ha, diciamo, altri componenti aggiuntivi. Quello che si può, diciamo, regolare è il precarico della molla. Ok, perfetto. Sono 10 mm di, diciamo, a disposizione. Disposizione, ok. E ci si può, diciamo, bisogna utilizzare una brugola da 6, okay, per poterlo regolare. Ok, perfetto. Per quello che riguarda invece la parte posteriore, quindi sul monoammortizzatore? Sì, allora visivamente non ci sono differenze. Sì. Di grosso la differenza che è cambiata è tutta la parte del gruppo compressione. Diciamo, nel passato sulle regolazioni, diciamo, ci sono le basse velocità, le alte velocità. Sì. Quando si andava a regolare una delle due velocità, si sentiva delle piccole differenze anche per quanto riguarda, diciamo, l'altra regolazione. Chiaro. E questo nuovo gruppo compressione invece separa molto meglio questo effetto. Diciamo, si va a regolare le basse o le alte velocità indipendentemente, ma non si va a inficiare sull'alta o la bassa velocità. Ok, bene. Quindi tutto questo lavoro poi soprattutto come... che cosa va a descrivere come altezze effettive per quello che riguardano sia le corse di entrambi le sospensioni e interasse piuttosto, sì, allora, che altezza serra? Per quanto riguarda la forcella ha un misura di accorciamento che non è, diciamo, tutto carico suo l'abbassamento della moto, diciamo. Questo per preservare anche un po' la corsa, cercare di mantenere della corsa utile. Quindi una parte gestita dall'accorciamento della forcella e l'altra parte dallo sfilamento. Mentre per quanto riguarda l'ammortizzatore, la parte posteriore, i 2 cm si ottengono da un accorciamento puro dell'ammortizzatore, diciamo, come interasse e corsa. Ok, va bene, dai, allora adesso io vado a provarla e ti ringrazio, Ivan. Molto bene, buona giornata. Guardate che sassi ci sono dentro, qui è veramente tosta. Ci siamo.
prima presa di contatto, dai, vi devo raccontare velocemente, come ho detto, qualcosina. Le moto si sentono che sono cambiate, salti sopra, hai un'altezza diversa, soprattutto sulle due tempi. Primissima cosa, che non lo so, è particolare, non riesco a dirvi se mi piace o non mi piace ancora, ma tornerò più tardi. Chiavetta elettronica, no? Che è anche la vostra sicurezza. Adesso passa Manuel. Intanto stiamo continuando a provare, siamo partiti dall'agriturismo e ci hanno portato ovviamente in un bel giro di 10-12 minuti. All'interno c'è una linea dove invece stiamo facendo come un riscontro cronometrico, mettiamola così, dove li mettiamo veramente a ferro e fuoco. Ma come vi dicevo, le senti effettivamente diverse. La cosa che mi è piaciuto di più assolutissimamente è il reparto sospensioni. Sui due tempi, ogni click che vai a lavorare sulla sospensione si avverte tantissimo. Quindi se gliene do due o tre e in alto abbiamo in realtà il ritorno, vado a scompensare il monomotorizzatore. Bisogna lavorare bene finamente per trovare il bilanciamento. Quando lo trovi, la moto è migliorata tanto. Hai ancora quell'affondo finale quando vai sul sassone, sulla radice grossa che scarta all'improvviso, che è ancora lì. Però la giornata è lunga e posso lavorarci per capire come trovare la quadra. Però il comparto sospensione mi piace tanto. Molto dinamiche, molto maneggevoli, soprattutto le due tempi. Le quattro tempi tiene tanta percorrenza. Adesso io continuo, come vi dicevo, dobbiamo riuscire a capire anche questa chiavetta qui, perché adesso dobbiamo riaccendere la moto e per forza dobbiamo staccare e riattaccare. Ma questo ve lo racconto bene più avanti. Vado! Allora ragazzi, due parole volanti anche su lei, la 200. Cosa vi posso dire? Mi piace tantissimo come attacca il motore, è molto corposa, un brio veramente, veramente bello. Questa cosa qua ti sembra di ricordare l'utilizzo veramente di un 125, quindi bella scoppiettante, bella precisa, appena tocchi il gas la senti piena, quasi a volerti ricordare una moto da cross, e in tutto il suo contesto è molto ben bilanciata. Abbiamo detto, le sospensioni lavorano bene, molto bene, soprattutto da un punto di vista di idraulica, che vanno a sentire il setting, quindi sono riuscito a trovare velocemente la quadra con lei. Mi piace, adesso ve la faccio sentire subito live alla guida. Sentite com'è piena, scoppiettante, eh? Ostacolo, via. Sentite com'è la risposta, proprio precisa. Appena apro il gas, colpetto di frizione, girare in giro, ti ricorda quasi una moto da cross, cioè nel senso che ha un attacco veramente progressivo ma al tempo stesso pieno. E siamo in sella alla 200, che sì, forse il limite sono quando arriva a murare velocemente alle alte velocità, devi cambiare, che deve essere perentoria. Non è una moto di configurazione racing, ma come l'ho trovata qua oggi, ti posso dire che la fai scoppiettare. Ti metti qua e pronti per la linea. Prima presa di contatto, 125, la più piccola della famiglia. Adesso facciamo pure quel po' di trasferimento che ci porta al fettucciatone, al cross test. Ed eccoci arrivati al fettucciato. Allora, tutte le moto. E questo è il fettucciato.
grossa cilindrata a quattro tempi qua, il pertucciatore veloce, tanta roba. Ti permette di sbagliare sotto e ripartire. Sei stato comunque molto veloce. Anche se hai sbagliato e riparti è facile. Questa roba qua paga tanto. Devo dire che il comfort, soprattutto su di loro, si avverte veramente, veramente tanto. Adesso vi faccio due o tre curve come si devono e poi ve le racconto meglio. Ed eccoci qui, mi sono fermato quindi con una delle più grosse, il 430, e parliamo esattamente di loro, ve lo stavo anticipando, no? Allora, che dire? Beh, loro da usare nel contesto di un pertucciatone enorme come quello qui adesso, dove le velocità sono importanti, è sempre molto piacevole, c'è tanto godimento dietro. Devo dire che effettivamente il lavoro fatto e svolto sul lato comfort di guida si avverte. Ora, se non c'è il canalino, se è tanto veloce, per una condizione come siamo qua adesso, che però è veloce e scorrevole, hai pochi appoggi, devi lasciarla tanto andare, vuoi guidare un po' più smooth, cercando sempre di tenere una grande percorrenza e una buona velocità, cioè, sapete, poi a me sinceramente piace sempre avere il confronto, no, la performance, però non è una guida costretta, cucita, beh, allora devo dire che è facile, ti stanca molto meno rispetto alla versione precedente. La moto ti stanca tanto, tanto meno. Nel momento in cui logicamente si va a ricercare il canalino, vuoi tagliarla, anticiparla, ci dicono ok, adesso stai girando bene, prova cronometrica, ok, vediamo il contesto cronometro, allora inizi a spingere ogni secondo, è logico che la potenza si avverte e per usarle bene queste moto hai bisogno effettivamente poi di essere allenato soprattutto sulle braccia, va a lavorare lì. Però complessivamente che cosa cambia questa moto qua? Devo dire che il comfort è la prima cosa che si avverte, il lavoro fatto, svolto sulla sella si sente, appena sali sopra, salti sopra di lei e dici oh cavoli come mi ospita bene, non sono ancora partito, metti i piedi per terra, però la senti che effettivamente ti offre lo spazio di cui necessiti. Così sei qui e ti dici eccomi qua, senti proprio una comodità che invece prima quasi non c'era. Non che mi desse fastidio, perché la sella Abete era tendenzialmente più rastremata, arrotondata, facile da muoversi con il sedere, questo ti faceva sì che si cercava sempre la performance, no? Col culo, nel momento in cui andiamo in contropendenza, in curva, siamo sempre lì che possiamo spostarci col sedere, andare sulla riga proprio del sedere e trovare l'angolazione migliore nel momento in cui la moto magari è in piega, in contropendenza, questa situazione qui. Ora invece è molto più comoda. C'è meno questo aspetto racing, però ti ospita bene lei. Sei un pochino stanco, il peso delle moto grosse che stiamo parlando qua adesso c'è, beh, appoggi effettivamente meglio rispetto alla versione precedente. E poi è tutto il comfort. I siding block sul manubrio, un'impostazione comunque aggressiva e incisiva a gomiti larghi, ma che non stanca mai. La presa fa sì che effettivamente il piacere di guida c'è. Va il tutto a sommarsi con il nuovo comparto sospensioni. Nuovo comparto sospensioni che devo dire anche qui lavora bene, qui che i pesi si avvertono, non c'è più quel trasferimento di carico enorme, o meglio, anche qui, come abbiamo detto, siamo partiti in una condizione veramente standard, molto morbida. Lo sappiamo, la Beta conta tantissimo all'utilizzo poi per i suoi amati amatori, no? Per chiunque voglia andare a fare effettivamente l'utilizzo di questa dell'enduro vero, quindi con la Beta che nasce, come abbiamo spiegato, no? Con questa filosofia qui. Direi che quindi questa cosa si avverte bene e c'è una grande facilità di espressione. Appena partiamo è logico che il motore sono talmente rotondi, progressivi, e da quel lato lì le più grosse non ho sentito grosse differenze, ti tirano su dappertutto, c'è una trazione infinita, c'è l'ostacolo, basta il colpo di gas, vai su, più sali cilindrata quando
oltre al 4.30 diventa ancora più un gioco di ragazzo passare l'ostacolo. È logico che poi hai delle velocità sostenute e quant'altro nella linea, nella condizione di là, diventa un pochino più complesso. Abbiamo girato in tutte le condizioni della giornata che ci hanno agganciato in realtà la nostra chiavetta, no? Che vi ho raccontato qui direttamente sul manubrio per non farcela portare in giro. Però adesso è arrivato il momento di provare effettivamente cosa vuol dire, per chi volesse utilizzarla, andarci in giro e vedere se effettivamente da ramio o qualsiasi altra cosa può andare a creare disturbo. Andiamo. Allora, inserito, andiamo a stringere la sicurezza, chiave, lampeggio. Già conviene girare in direzione, ok, è un po' più libero così. Al momento non lo sento finché sto andando piano, però già idealmente la sensazione di avere una mano legata non mi fa impazzire. Proviamo ad accelerare. Allora, come vi dicevo, c'è da dire che non si avverte tanto durante la guida, certo, se togli solo di poco la mano è più psicologico che altro, perché dici, oh, è legata, quindi è solo quando andiamo a impugnare in questo modo qua. Vediamo cosa succede se all'improvviso stacchiamo. Ok, almeno lo spegnimento non arriva di colpo, quindi non hai nessun tipo di preoccupazione, dovresti essere anche in discesa, hai tutto il tempo per poter tirare la frizione, usare i tuoi freni senza andare in nessun tipo di allarmismo. Reinseriamo e la moto riparte. Per prendere dei rami dobbiamo avere anche grossa sfortuna, perché si deve infilare qui, la zona è molto piccola, devi avere tanta sfortuna, potrebbe infilarti il ramo più nel tubo del freno piuttosto che nel paramano, situazione qui. Sì, devo dire che effettivamente ti dà questa assenza di sicurezza nel momento in cui si cade, soprattutto da un punto di vista propedeutico per i più giovani, e soprattutto può funzionare bene, come abbiamo detto, nelle condizioni di chi effettivamente l'enduro va a viverlo a tutto tondo e anche gli sterratoni, e perché no, si ferma al bar, chiave e riaggancio. Abbiamo provato anche con altre chiavi e non parte la moto. Ed eccoci anche con la gamma due tempi. Qua tra l'altro il 300, il must per quello che riguardano soprattutto le vendite della famiglia Beta. Che dire di lei? Beh, o di loro? Sicuramente mi è piaciuto tantissimo la nuova ergonomia, che se da sempre in realtà la parte dei convogliatori sono facili, il collegamento tra convogliatore e fianchetti laterali posteriori è sempre stato molto, molto filante, molto facile da muoversi. Adesso posso dire che lo è ancora di più. Tanto stretta, sella comoda, ha perso lo smusso che aveva negli angoli, quindi il lato racing è ora un po' più morbida, si affossa e quindi ti dà in aiuto con la condizione di moto ancora più bassa, che si avverte. Però lo spostamento è facilissimo, cioè proprio al di là di non trovare intralcio né da un punto di vista di cavalletto, di spostamenti di qualsiasi tipo, e le plastiche che filano bene, è proprio una questione di sensazione e di stringere tra le gambe. Le plastiche al tatto sono abbastanza morbide, ci sono delle zone dove flettono, se guardate qua ad esempio si muovono parecchio, però devo dire che mai, neanche quando sono in piedi in questa condizione qua, ho sentito chiudersi o trovare poi una condizione non comoda con le gambe. Quindi lo spostamento è ancora più facile rispetto a prima, la posizione, l'abbiamo detto, è un pochino più ravvicinata al terreno, ma soprattutto mi piace il nuovo telaio, cioè questo aumento di un centimetro maggiorato sulla trave maggiore, che abbiamo già provato sulla trave quella centrale, no? Che abbiamo già provato sulle versioni racing, mi piace. La moto adesso, cambiando l'interasse e diventando quindi più vicina al terreno, più compatta, più piccola,
con invece questa trave centrale fa sì che sia nettamente più veloce, maneggevole, rapida, lesta, ma al tempo stesso a metà della curva, beh, puoi essere sicuro, cioè riesci a girare in un fazzoletto e al tempo stesso dire oh, spingo, spingi sulle pedane a metà, ti dà una percorrenza con più sicurezza, riesci a stare nettamente lì. Arriva anche qui in aiuto il nuovo comparto sospensioni, che se vai a lavorare di click, soprattutto nell'idraulica, ora tiene, fettuccettone veloce, wow, vado dentro velocissimo a tagliare, anticipare, benissimo come tiene la curva, benissimo come controllo la mia sospensione, come l'ho settata, come la voglio, e riesco veramente ad andare a forzare. Logico, stiamo sempre parlando poi di una moto che, come abbiamo voluto vedere da vicino e capire effettivamente quello che era la nostra considerazione prima, è pensata per un uso amatoriale, per chi vuole veramente approcciarsi all'enduro vero, perché se no c'è l'extremer, no, l'abbiamo detto, oppure a un uso extreme. Un'altra cosa molto importante sicuramente è la pinza del freno posteriore, che adesso cambia, completamente nuova, è Nissin, e vabbè, lo sapete, io poi ci vado a nozze con Nissin, nel senso che alla fine sono la componentistica e la modularità che preferisco, nel senso che alla fine mi dà tanto feeling, riesco a essere sia potente ma al tempo stesso tanta modulabilità. Mi piace perché prima forse rispetto alla versione precedente bloccava leggermente un filino troppo. Io con Nissin vado sul sicuro. E devo dire che comunque nel fettucciatone l'ho usata anche tanto e non scalda, non ha allungato mai la sua corsa, quindi very good. Adesso salto sulle altre, magari piccola 125, andiamo. Due parole anche su lei, doveroso, la piccola della casa, la 125. Che vi dico? Vabbè, allora abbiamo fatto la comparativa del Dirt Match 125 Enduro con Model Leader Racing praticamente dell'anno scorso, che mi è piaciuta tantissimo. Allora, con questa versione nuova devo dire che è quella che ho sentito più di tutte la situazione moto riabbassata, e quasi mi viene a dare un pochino di fastidio la mancanza di corsa delle sospensioni, sia del mono che della forcella. È una sensazione, perché non sono mai arrivato a pacco, perché però salto sopra, la sento tanto piccola, lo era già, lo diventa ancora di più questa versione qui, e il terreno si avvicina ancora di più. Quindi io che sono abbastanza alto, sono sugli 1,83, mi sembra che effettivamente è un po' troppo giocattolio, cioè salto sopra e dico oh cavoli, piccolina vera. Però mi viene da dire, adesso inizio ad avere una certa età, inizio a essere abituato a una, preferisco l'utilizzo di una cubatura molto grossa, nonostante c'è 5 mi piace farlo contare, quindi ci sta magari, no, come pensiero. Anche qui comparto sospensione, in realtà quando vado a lavorare di setting lavora molto molto bene. Farla girare come si deve, hai bisogno di farla cantare, cioè quasi da un certo punto di vista ho trovato molto più semplice la 200, sia per un amatore ma sia se vuoi iniziare a farla a sentire la moto che tira, che gira bene. Beh, la 200 mi è piaciuta veramente tanto. Lei invece hai questa partenza così cioè presente nel comando del gas in mano, che però poi devi riuscire a tenere su, cioè lei attacca subito, tant'è che in discesa questo attacco è quasi frenato, no? Cioè la senti che come se avesse un frenomotore molto alto, ma è lì perché è lì pronta per ruggire, mura velocemente, quindi hai bisogno poi di andare a avere una, a inserire le marce velocemente, la cambiata perentoria, no? E poi di farla cantare. Devi sempre ricordarti di tenerla sui giri, non ha buchi, non ha scorrettezze, la progressione c'è sempre, però se vuoi essere performante devi tenerla sui giri. È un bel giocattolino, è un giocattolino che adesso risulta
ancora più cucita su di sé, nel senso che lei stessa sta tutto meglio. Un po' quello, per quello che riguarda la mia altezza, la dimensione, salto sopra e mi dico, oh cavoli, sei veramente piccola. Sai cosa è? Una cosa un po' interessante è che sei tanto di traverso, partendo dal pettucciatone qua veloce, e devo dire che le Maxis non funzionano per niente male. Sono un buon compromesso, certo, non è forse la migliore gomma che si potrebbe avere in questo contesto qui, però posso dirvi che l'anteriore, che ha una forma, un intagliato che va a ricordare effettivamente un po' il Pirelli, comunque non si sono spaccati i tacchetti laterali, no? I tasselli quelli un pochino più deboli, e riesco effettivamente a tenerla lì in contropendenza e non ha mai chiuso. Condizione che mi è piaciuta sulle due tempi. Più vai sulla quattro tempi, più effettivamente senti il tassello che deve lavorare a discapito del peso e un filino inizia a flettere. Ecco, sì, la condizione del fettucciato così duro, così arduo, con queste grosse contropendenze, la gomma fa tantissimo. Direi non male il lavoro della Maxis, non è eccelsa. Condizione veramente infame per quello che riguarda il lavoro del tassello di là. E il sottopesco mi è piaciuto. Vabbè, dai ragazzi, io vado a divertirmi ancora un po', giro ancora un pochino e poi vengo a darti... Va bene, dai ragazzi, io adesso giro ancora un po', mi rimetto il casco, giro ancora un pochino con tutte perché voglio tornare da voi per quello che sono le conclusioni finali e spero di non dimenticarmi niente in giro e di dirvi tutto quanto su queste nuove beta RR. Bella! Siamo arrivati praticamente alla fine della giornata, mi sono già cambiato anche perché la strada è veramente lunga, devo tornare su a Milano solo circa 6 ore e domani abbiamo un altro door test, quindi devo tornare a preparare. Però vabbè, torniamo a loro perché è arrivato il momento di chiudere il cerchio e dirvi un po', beh, allora ragazzi, devo dire che ciò che mi aspettavo è ciò che effettivamente è, nel senso che alla fine le migliorie che ci sono state a bordo hanno portato le moto ancora una volta a fare un piccolo passo in avanti, però un passo in avanti importante. Le moto sono migliorate soprattutto dal punto di vista del primo approccio. Quando salti sopra, dopo pochi metri ti accorgi che sono ancora pochino più facili. Con questo interasse così ridotto girano veramente in un fazzoletto. E il lavoro sulle sospensioni, ve l'ho detto per tutta la giornata, effettivamente si sente tanto. Però la cosa che mi ha sorpreso, quindi rimane confermata il connubio beta moto facili su tutte le cilindrate. La cosa invece che mi ha sorpreso è questo nuovo comfort di guida che è stato ricercato per, se vogliamo, anche la sella, che ora sì, abbiamo degli spigoli un pochino più presenti, invece prima era più tonda, come abbiamo detto, no? Ve l'ho già anticipato, molto più racing, facile da spostarsi con l'utilizzo della riga del culo, invece così devi veramente, lo senti, ce l'hai sempre sull'inguine che può puntare, però ti ospita tanto, uguale i side and block, uguale un po' tutto l'utilizzo con questo appoggiare il terreno più facilmente. Sono sincero, la differenza c'è, avevamo qua anche un Model Year 2024 e effettivamente salti su una, salti sull'altra, da fermo, l'ho fatto, la senti, cioè appena ti siedi ti accorgi che il terreno è un po' più lì. Sul 105 è un filo troppo, ve l'ho detto, tutte le altre funzionano veramente bene. Entrano velocemente su quello che riguarda i motori perché non sono cambiati moltissimo dalle moto che già conoscevamo.
ancora una volta le grosse cubature a quattro tempi sono le moto dedicate a chi vuole smanettare e dargli tanta tanta percorrenza, più sali di cilindrata e più diventa difficile essere aggressivi e rapidi nei cambi di direzione, ma riesci a farla correre benissimo, ti portano in giro da solo e non esiste l'ostacolo difficile, non esiste perché alla fine lo passano da solo. Sulle due tempi mi è piaciuto tantissimo il 2,5 dei tempi. Meglio di lei, la 200. La 200, ve l'ho detto, no, mentre la guidavo, c'ha questo scoppiettare, questo venir su, questo essere pronta, vero, che è quella forse che mi ha colpito di più, quella che mi porterei a casa adesso per la prova che ho fatto qua. Il 300, il classico 300, tantissima coppia, tantissima schiena, la moto facile, dannatamente facile. 105 bisogna farla girare bene. Le due tempi, il lavoro svolto su quei centimetri in più sulla trave principale ti danno più feeling di sicurezza, perché se ora è molto svelta e velocissima nel muoversi, nel curvare, con le due tempi hai anche tanto controllo durante la curva, come se fosse molto più tra le tue mani. Stiamo parlando di sfumature, cioè non pensate, ragazzi, che le moto rispetto alla versione precedente o quelle che potete già avere a casa abbiano fatto un salto esagerato, però sono piccole sfumature che devo dire che, messe tutte parcheggiate nei posti giusti qua e là, fanno sì che effettivamente quando sali sopra, soprattutto il fatto che abbiamo avuto qua anche il modello precedente, ci siamo accorti effettivamente delle differenze, ci sono, si avvertono, diventano piacevoli, sono quei plus che magari quando arriva il modellier nuovo dici ma cos'altro ci potrebbe essere? E effettivamente qualcosa c'è. Ciclistica ne abbiamo già parlato. Se entriamo, devo dire qualcosa in più sulla componentistica, non saprei che aggiungere. Direi che la frizione, come sempre, fa un lavoro esagerato. L'ho stressata su tutte le cilindrate, non ha mai allungato la propria corsa, sempre lì, precisa, riesce a trovare il punto di attacco molto facili. I freni mi piacciono, riesco a lavorare sia di potenza che modulabilità, non si surriscaldano. La giornata di oggi era veramente tanto caldo, ma non hanno mai lasciato, nonostante io il freno posteriore ce l'ho anche sempre lì abbastanza veloce l'utilizzo, no? Il piedino tendo a tenerlo leggermente sul freno, però ottimo. Il look a me non dispiace, questo bianco ve l'ho già detto quando le hanno svelate, e effettivamente fa la loro scena, la mascherina nuova funziona. Ecco, la chiave, che l'ho provata effettivamente sia tenendola come ce l'hanno impostata qui, ovvero ce l'hanno legata direttamente sul manubrio per comodità, sia tenendola invece sul braccio, posso dire che in realtà è più una situazione mentale, l'idea di tenere un braccio bloccato. In realtà non è mai di intralcio, non succede niente, il ramo è quasi difficile che vada a infilzarsi precisamente lì, ma se dovesse succedere lei si stacca liberamente in meno di un secondo, la forza che serve per tirarla è poco nulla, e non si spegne all'improvviso. Ma situazione importante invece che mi ha dato più fastidio è quando dobbiamo riavviare la moto, ovvero se la moto legge, c'ha un timing per cui siamo a bordo, l'abbiamo accesa, ci fermiamo, stiamo fermi per un po' in quella posizione lì, proviamo a riaccendere le moto non partono, non partiranno, ma bisogna disattivare direttamente la chiave, riattaccare la chiavina e arriverà la lettura, LED rosso va a leggere che è stata inserita una chiave, se rimane rosso, e abbiamo provato anche questo, ho fatto una prova, ho inserito un'altra chiave, ognuna ha un proprio codice, va a inserire un'altra chiave, il LED rimane rosso, se diventa verde, ok, puoi accendere la tua moto, ti dà il consenso per riaccendere la tua moto. Quindi devo dire che sia su quello che riguarda il polso, alla fine funziona. Tiro la riga di tutto questo, a me personalmente non mi piace, non mi sento di bocciarla, è arrivata con l'X-Trainer l'anno precedente, secondo me fa benissimo il suo funzionamento per quello che riguarda magari un utilizzo un po' più facile, vado al bar, mi fermo al ristorante dopo che ho fatto la muletteria difficile, mangio con gli amici e sono sicuro che la moto comunque non riescono ad accenderla, è comunque una sicurezza in più. Per quello che riguarda un contesto racing, no. Direi che ho cercato come sempre di dirvi circa tutto.
sicuramente mi sono dimenticato qualcosa, sicuramente avrete voi qualcosa che volete dirmi, quindi qua sono i commenti, lo sapete, il resto arriva sui social, perché ragazzi andate a seguirci su tutte le nostre pagine di Instagram, ne abbiamo tre, Get Dirt, in realtà anche quattro, Get Dirt Adventure, Get Dirt Racing e Get Dirt Official, poi c'è lo Squad dove parliamo di produzione di tutto quello che facciamo per gli altri, altro discorso, e abbiamo TikTok, abbiamo tutti i canali che servono, quindi ora tocca a voi. Bella raga, io torno a Milano che la strada è lunga. Ci vediamo alla prossima Dirt Test. Bella!